impero su cui non tramonta mai il sole. Non stiamo parlando di Carlo V di Spagna, vecchie reminiscenze del liceo, ma stiamo parlando di Roger Federer di Svizzera, il campione elvetico, lo conoscete e lo amate tutti. Non è in campo in realtà da parecchi mesi, si è fermato l'anno scorso dopo Wimbledon e molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, alla prossima edizione dei Championship non ci sarà. Ma nonostante questo, nonostante la sua carriera in questi mesi sia praticamente congelata, il suo impero continua a crescere e tra montepremi e sponsorizzazioni ormai abbiamo passato la cifra del miliardo di dollari, davvero una cifra spropositata. E continua quindi Roger Federer non solo ad accumulare ricchezza, ma anche gli sponsor, le aziende fanno a gara per accaparrarsi la sua immagine, e quindi continua a suscitare, ad avere un appeal superiore a tutti gli altri tennisti che invece in attività ci sono e che giocano, ma che evidentemente non hanno, insomma, la stessa capacità di suscitare l'attrazione di pubblico e sponsor. Ne parliamo con uno dei massimi esperti non solo di tennis, ma proprio anche di Roger Federer nel particolare, e mi sto riferendo ad Alessandro Mastroluca. Benvenuto, anzi bentornato qui sulle Fonti TV. Grazie, sempre un piacere tornare con voi. Eccoci, Alessandro, hai visto questa introduzione, insomma, una reminiscenza dei libri di storia di Carlo V, ma qui ti ringrazio, stiamo parlando assolutamente di un re, insomma, della racchetta e di un re anche appunto dei montepremi, degli incassi, degli introiti, che ancora, nonostante appunto l'abbiamo detto, sia una carriera congelata, continua a macinare soldi, a macinare ricchezza. E ti chiedo, come mai invece gli altri tennisti che appunto gareggiano nel circuito non riescono ad eguagliarlo in termini di appeal e quindi di conseguenza anche in termini di sponsorizzazioni? Cos'hanno che Roger Federer, anzi cosa non hanno che Roger Federer ha? Sicuramente Federer riesce a essere estremamente universale, riesce ad avere un appeal immediato e un'empatia, una connessione immediata con il pubblico a tutte le latitudini. Lo abbiamo visto accogliere entusiasmo dappertutto, dall'Asia all'Australia, quando è andato a giocare in Messico con Zverev, ha raccolto 50.000 spettatori, il pubblico più numeroso mai visto su un campo da tennis. Gli altri fanno evidentemente fatica perché, da un lato, può essere che Nadal abbia un'immagine diversa, anche abbia costruito un'immagine anche basata su un altro tipo di valori e quindi ha una maggiore assonanza con determinati brand, ma magari con altri no, con i brand del lusso, per esempio. Sto vedendo l'immagine di Federer con il cioccolato svizzero Lindt. Ecco, Federer rappresenta una certa immagine dell'eleganza e del lusso che magari altri atleti incarnano meno. Dall'altra parte penso a Djokovic, che invece sta pagando anche recentemente le posizioni antivacciniste sostanzialmente che ha assunto in maniera sempre più forte, non solo perché questo gli impedisce di giocare i tornei, ma sta perdendo sponsorizzazioni. Peugeot sostanzialmente si è praticamente tirata fuori, perché quella posizione lì, tenersi nell'ombra e mantenere una posizione così contraddittoria e controversa, che non è rappresentativa di una maggioranza del pubblico, lo rende difficile da utilizzare come testimonial per i brand, che invece hanno bisogno di avere un volto che sia il più ecumenico possibile. Quindi, insomma, ecco, non è solo una questione di classe tennistica, possiamo dire così, perché certamente, ecco, se la vediamo proprio in termini sportivi, Federer dal punto di vista proprio della classe cristallina incarna perfettamente la figura massima del tennista, però, come dici tu, è anche una questione di ciò che lui riesce a trasmettere con la sua personalità. Però, ecco, perché secondo te nel tennis di adesso appunto i personaggi mancano molto di più rispetto agli anni 70, agli anni 80? È una questione, diciamo, così generazionale? Influisce invece magari il tipo di comunicazione, cioè attraverso i social network tutti devono stare molto attenti a quello che scrivono, a quello che dicono, e magari in questo senso le personalità dei tennisti stessi vengono un po' penalizzate? Secondo me questo secondo aspetto è centrale.
Federer è l'ultimo, diciamo, Federer e Nadal è l'ultima rivalità cominciata prima dell'era social, possiamo dire, prima dell'esplosione dell'era social. Negli ultimi anni abbiamo visto aumentare intorno ai tennisti e intorno agli atleti di alto livello in genere, non solo tennisti, una quantità di filtri che si sono sovrapposti fra il tennista e il pubblico, ma anche fra il tennista e i giornalisti. Una quantità di agenti, PR, sponsor che ovviamente hanno i loro interessi, che in qualche modo allontanano il giocatore dallo spettatore, lo rendono più distante. Perché lo rendono meno, come posso dire, non meno vero, però creano una serie di pareti per cui quello che il giocatore trasmette è meno autentico, può sembrare meno autentico di quanto poteva essere invece per i McEnroe, i Borg, i Connors o Agassi, in cui il rapporto con il resto del mondo e col pubblico era molto più viscerale, molto meno filtrato, e l'empatia nasce da quello, l'empatia che il pubblico ha bisogno di creare con un giocatore per cui fare il tifo. Passa dalle emozioni, dai lati di personalità che un atleta riesce a trasmettere. Più filtri si mettono, più si ostacola questa trasmissione, più è difficile che quel giocatore riesca ad arrivare a uno spettatore più occasionale, cioè che non guarda il tennis di suo e che magari non conosce Zverev come conosceva Sharapova o Chiaro, Serena chiaro. Williams. Ma se tu, Alessandro, fossi un'azienda e dovessi puntare su un tennista o su una tennista attualmente, su chi metteresti le tue fiche? Questa è una bella domanda perché dipende da che azienda sono, da che valori ho, da che tipo di rappresentazione sto sostanzialmente cercando. Sì. Evidentemente, adesso non voglio sembrare patriottico, ma Berrettini è un altro di quelli che potrebbe essere nato per fare il testimonial di tutti. Diciamo che ha tutte le qualità, di gioco, di valore tennistico e anche, permettimelo, estetici, che gli consentono di bucare lo schermo, l'abbiamo Certo, visto abbiamo visto sul palco di Sanremo, una certo. esatto. Dove ha Lui fatto un po' le è prove generali, ecco, di questa sua potenziale carriera da testimonial di altissimo livello. esattamente. Infatti, è anche molto sembra uno di quelli molto cercati da Netflix in questi primi mesi, che sta lavorando alla docuserie sul tennis che poi uscirà sulla piattaforma a fine stagione e sarà la prima serie tennistica un po' sulla scia di Drive to Survive, sulla Formula 1. Certo. Alessandro, ecco, abbiamo parlato appunto di un impero che non tramonta mai, dell'impero che colpisce ancora quello di Roger Federer, un impero a 9-0 in cui però c'è sicuramente ecco, un team, soprattutto del marketing che ci lavora dietro, ma c'è soprattutto una figura a cui fa capo, fa riferimento tutto e stiamo parlando della moglie di Roger Federer, di Mirka Vavrinec. Si sono incontrati ormai più di 20 anni fa in occasione delle Olimpiadi di Sydney. C'è stata la scintilla, l'incontro e poi insomma un vero e proprio matrimonio reale, potremmo così definirlo. Ma secondo te, Alessandro, da 0 a 10, quanto ha contato Mirka Vavrinec nella fortuna tennistica e non nella carriera, ecco, dire Roger? Da 0 a 10 penso 90 circa, Ah, siamo a però. questi livelli. Ma sì, perché è il fattore che permette a Federer di concentrarsi soltanto sull'aspetto prettamente sportivo. Perché Vavrinec ha scelto, un po' perché aveva un problema al piede piuttosto grave che non riusciva a risolvere quando era all'apice, diciamo, della sua carriera sportiva, ha deciso di accantonare la sua storia tennistica e di diventare la manager di Federer sostanzialmente, oltre che la moglie di Sì. Federer, perché l'impero economico è nelle mani in gran parte di Mirka, che prende le decisioni da questo punto di vista. Federer così ha potuto occuparsi per un sacco di tempo di sostanzialmente fare il testimonial, di fare il grande campione di tennis che è, e quindi, come dire, di mettere a frutto gli elementi sportivi che permettono a questo impero di continuare a funzionare. È una coppia perfettamente organizzata e anche con compiti perfettamente divisi. E tra l'altro un'altra delle scelte, diciamo,
diciamo, che, di cui tanto si è parlato a proposito di Mirka, e anche il suo aver fatto coscientemente e volontariamente un passo indietro, permettimi di citare Amadeus, non, non però nella, nella stessa chiave, cioè ha scelto in accordo con Federer di non apparire, di non comparire, non c'è un'intervista di Mirka degli ultimi 15 anni. Assolutamente, sì. Ma è in questo caso è perfettamente voluto, cioè c'è una, un mantenere anche dentro, anche all'interno di questo equilibrio familiare ed economico, una fascia, una, un elemento molto privato che privato deve in qualche modo restare. E forse è anche questo uno, una delle, delle cose che funziona e che permette a Federer di continuare ad essere il giocatore che è, e a questo sistema, a questo impero, come lo hai giustamente definito, di continuare a, a proliferare. Ecco Alessandro, hai detto una, un verbo, una parola chiave, Federer gioca ma è Mirka che decide, e Mirka ha voce in capitolo anche per quanto riguarda l'immediato futuro di Federer e naturalmente anche il momento decisivo del ritiro, perché ci stiamo inevitabilmente avvicinando, insomma, a quella data, a quell'evento. Secondo te, ecco, dove avverrà il ritiro di Roger Federer, quanto ci siamo lontani e soprattutto visto le evoluzione della vicenda dell'ultima parte della sua carriera, sta arrivando troppo tardi? Allora, secondo me troppo tardi, magari personalmente forse sì, ma da un lato no, nel senso che Federer ha fatto talmente tanto ed è un tale, una tale icona di questo sport che ha la libertà di decidere quando ritirarsi ed è sostanzialmente quando smetterà di divertirsi. Per cui, ma si sta ancora divertendo, secondo, può ancora divertirsi? A, a certi livelli, dico. Allora, lui, contrariamente al, al campione che vedo nella, nella foto di cui è stato considerato l'erede, e cioè Pete Sampras, sì, non è uno che vive per la vittoria, lui è uno che vive per la competizione, per il divertimento di giocare. Lui ha passione per il gioco. Lo, lo raccontava più volte anche, anche Paganini, che è il suo storico preparatore atletico, si diverte ancora a fare gli esercizi in, 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 in allenamento. Quindi finché lui riesce a essere al livello che vuole in base al momento che è evidente che a 40 anni non può pensare di giocare come nel 2004 o nel 2005, ma se riesce a essere integro, sano, a stare in campo e a vincere qualche partita, si continua a, a divertire comunque. Poi è chiaro che evidentemente c'è un limite fisiologico oltre il quale difficilmente potrà andare, però è non è come Connors, non è come Borg, che ha smesso quando ha detto, quando ha capito che non sarebbe potuto diventare numero uno perché tanto essere due gli interessava il giusto. Lui si diverte ancora, certamente si diverte ancora. Certo, noi Alessandro abbiamo scelto non a caso questa foto di Pete Sampras perché, diciamo, ecco, quello è l'epilogo che tutti i tifosi sognano per il loro campione, cioè che il loro campione si ritiri praticamente con la coppa in mano dopo un grandissimo trionfo, e questo forse sarebbe stato possibile se Federer avesse vinto l'ultima finale con Wimbledon contro Djokovic, però non è successo. Ma in quel caso, secondo te, avrebbe avuto il coraggio di farlo, oppure sarebbe comunque andato avanti, proprio considerando quello che hai detto, che lui più che la vittoria ama proprio lo sport, il tennis? Allora, io sono convinto che se avesse vinto Wimbledon un pensierino lo avrebbe fatto, magari non immediatamente, magari annunciando che avrebbe finito l'anno dopo. Io avevo come idea, pensavo che allora, quando ancora era integro, diciamo, non aveva poi problemi fisici successivi, che il momento, uno dei possibili momenti, uno dei possibili snodi allora, quando purtroppo ancora non si parlava né di ginocchio di Federer, sì, né di coronavirus, era Tokyo 2020. Sì. Perché nella programmazione originaria il torneo olimpico sarebbe finito all'inizio di agosto, praticamente con Federer quarantenne, soprattutto quando poi si sarebbe spostato, quando poi abbiamo saputo dello spostamento al 2021, allora quello diventava davvero il grande momento, festeggiare i 40 anni e chiudere col torneo olimpico, magari possibilmente con una medaglia olimpica, e allora sarebbe stato perfetta, sarebbe stato perfetto anche come storia, sì, festeggiare il 40° compleanno così e chiudere. Evidentemente non è andata così, Wimbledon rimane il suo torneo, e quindi non escludo che lui voglia farci un ultimo passaggio.
prima o poi, più prima che poi, perché i tempi stanno finendo. C'è Basilea, che è comunque il torneo di casa dove ha fatto i raccattapalle, dove ha cominciato a scoprire la passione per il gioco. In questo momento c'è una terza possibilità, che è la Laver Cup, in quanto è sua, perché è co-organizzatore di questo evento, dove, se tutto andrà bene, dovremmo rivederlo il prossimo autunno. C'è una promessa di doppio Nadal-Federer, che già sta facendo incuriosire gran parte degli spettatori del mondo. Certo, assolutamente, anche se forse, insomma, per quello che ha fatto per la storia, che ha scritto ai Championship, Wimbledon potrebbe essere probabilmente, insomma, la cornice migliore. Alessandro, veramente un'ultima domanda, e riguarda il post carriera tennistica di Roger Federer, perché, insomma, qua si inizia a ragionare sulle varie ipotesi, su cosa farà. Sicuramente, insomma, farà il paperone, questo lo abbiamo capito, farà il padre, perché lui ha, insomma, una coppia di gemelli maschi, e insomma ci sono i maschi e le bambine. Magari potrebbe anche diventare allenatore, se qualcuno dei suoi figli decidesse di intraprendere questa carriera, di seguire le sue orme, o magari l'allenatore di un big, perché no? Però si parla anche di una ipotesi da cronista, da giornalista, un Federer che commenta dietro il microfono, diventerebbe, insomma, un tuo antagonista in pratica. Alessandro, che cosa ne pensi? Sarebbe così bravo come qualcuno ha ipotizzato? Soprattutto Wilander, ho sentito, che ha detto che Federer se la cava mica male, ecco, come commentatore. Beh, sicuramente sarebbe un ruolo in cui potrebbe trovarsi molto bene, perché, come dire, la parlantina, l'abbiamo capito, non gli manca, a giudicare anche dalle conferenze stampa, e non è neanche uno da osservazioni banali. Sì. E evidentemente il tennis lo conosce e lo capisce abbastanza bene, mi sembra di poter dire. Sì, sì, qualche analisi se la può permettere, sì. Sicuramente è un ruolo in cui può stare. Allenatore non ce lo vedo, francamente, non perché non ne abbia le capacità, ma perché non credo che gli vada ancora di girare tanto per il mondo dopo averlo fatto così a lungo, anche coinvolgendo la sua famiglia. Mm-hmm. Le stessi figli hanno praticamente studiato, praticamente con tutrici private, in giro per tutto il mondo, perché la loro casa è un po' ovunque già, sono cresciuti in una maniera decisamente particolare, per quanto con la fortuna di poter conoscere tutti gli angoli del mondo in pochi anni. Sicuramente lo vedremo imprenditore, di fatto lo è già, perché è uno dei soci della ON, una nata come startup di scarpe sportive svizzere, che ha lanciato una IPO, l'offerta di acquisto, sì, per entrare in borsa a New York lo scorso autunno, da 600 milioni di dollari. Sono le scarpe che indossa poi anche lui sostanzialmente, sì, quando gioca. E lì si sta già facendo coinvolgere anche nel disegno, nella realizzazione di alcuni modelli, perché credo che possa incentivare questo suo ruolo, continuerà a seguire la sua fondazione benefica, che è già al momento governata nelle scelte importanti dalla sua famiglia. Insomma, di impegni extra sportivi non gli mancano adesso, credo che non gli mancheranno neanche dopo. Certamente. E tra l'altro, guarda, abbiamo proprio dato la notizia appunto della linea di scarpe di Roger Federer, che si era quotata in borsa nello stesso periodo in cui era uscita anche la linea di scarpe vegane lanciata da Leonardo DiCaprio, quindi ecco, c'è stato, insomma, questo scontro tra titani e del cinema e dello sport proprio a Wall Street. Una curiosità che proprio abbiamo dato ovviamente sul nostro canale, anche se personalmente il mio sogno sarebbe quello di vederlo commentare in cabina di regia accanto ad Andy Roddick, sarebbero una coppia straordinaria, perché Andy Roddick, lo sappiamo, insomma, è dal punto di vista della parlantina, come dicevi tu, del commento, della sagacia anche durante le interviste, ha dimostrato la sua competenza e il suo valore. Sarebbe interessante rivederli insieme dopo, insomma, quella famosa finale di Wimbledon che Roddick ha sempre perso dicendo l'unico modo in cui avrei potuto vincere sarebbe stato rompendogli la racchetta in testa, ma non è stato possibile. Forse se si mettessero anche bene entrambi, per una volta potrebbe vincere Roddick. Potrebbe vincere Roddick. Benissimo, Alessandro, veramente è sempre un grande piacere averti qui con noi. Io ti ringrazio immensamente per aver partecipato qui alla nostra diretta di Le Fonti. Piacere mio, è un saluto agli spettatori. Grazie. Ringraziamo Alessandro Mastroluca. Noi adesso ci prendiamo un piccolo break pubblicitario, ma poi mi raccomando, restate qui perché la nostra diretta continua.